squadra Alfa. Torniamo in superficie. Bersaglio in vista. Fase 1 completata. Charlie conferma, tutto pronto. Ricevuto, passiamo alla fase 2. Pattugliatore ore 2, immergiamoci. Pronti a irrompere. Carica piazzata. Alfa sul bersaglio, in attesa. Venga. Avanza verso la luce. È passato così tanto, Ivan. A tutti 627 identificato. Ok, apertura 627. Un piano perfetto. I piani dipendono dall'esecuzione. Questo è solo l'inizio. A tutti ce l'abbiamo, 30 secondi. È un vero onore per me, comandante Makarov. 6 anni. 22 giorni e 4 ore. Piacere di vedervi entrambi. Ciò che ha fatto dalla sua cella è la punta dell'iceberg. A tutti, qui parla il vostro comandante, Vladimir Makarov, designazione capo Zar 9-0. Sono al comando. Passare alla fase 3. Chiudo. Con me. Uno nell'ascensore, capo al sicuro, siamo pronti per l'estrazione. A tutti, superficie pericolosa, l'area scorta, truppe nemiche. Ricevuto, attendiamo. Le guardie hanno bloccato Bravo lassù, è meglio aspettare. Tra poco arriveranno i prigionieri per distrarre le guardie. Allora agiremo, aspettare è più rischioso. Andrei. Chi ha il potere nel Gulag? Le guardie? O i prigionieri? Allora, Braddock? Le guardie. Sì, Andrei. Le guardie. Finché non glielo strapperemo. Bravo, soldato. Risponderai con le tue azioni. C'è una mitragliatrice attiva sulla torre di guardia. Signore! Via, via, via! Per poco! Le devo la vita!
comandante. Qui non abbiamo debiti. Soltanto lealtà. Lealtà incrollabile. Watcher 1, Bravo 6. Watcher a Bravo, pass. Laswell, qui sei. John, Makarov è fuori. Ripeti, Laswell. Makarov è fuori. Si sta spostando, John. Annullare. Invertire la rotta! Invertire la rotta ora! Shadow 2, capo Kilo. Sono al porto. Confermo quando il carico è nelle mie mani. Attendere. Ricevuto, Kilo. Procediamo. Pare di sì. Questo può cambiare tutto. Speriamo di non doverlo fare. In tempo, how will I come? Stai in ascolto. Ricevuto. Lina, Farah. Emak mniha? Io, Weir, mitlik. يلا ho fatto come mi hai chiesto. I container sono al sicuro. Al porto non c'è nessuno a parte noi. E alla baia? La baia è chiusa da ieri. Bene. Farah, so che non mi riguarda, ma... Su, dimmi. Il carico è molto potente, non è vero? Sì, lo è. Dopo molti anni in Urzikstan c'è di nuovo la pace. Ora siamo liberi. Per favore, fai in modo che le cose restino così. Siamo tutti con te. Sì, te lo prometto. I container si trovano... Dina! Cazzo! No! Qui Echo 3-1, contatto nemico, veicolo di Kilo fuori uso. Ripeto, truppe in campo aperto, stanno sparando da più posizioni. Ricevuto, resta in posizione. Shadow 1 a Kilo. Ultimo tracciatore piazzato. Connie se ne va con i missili. Ricevuto. Hai fatto quello che dovevi, Farah. Adesso fai anche il resto. Ecco, mi ricevi? Forte e chiaro, Farah. Connie leva le tende. Ha avuto quello che voleva. Possiamo ancora farcela. Non è finita. Ecco a Kilo. Ci sei? Affermativo. Vieni. Roger, sto arrivando. Mi dispiace, Dina. Pagheranno per questo. Lo giuro. Comandante. I missili dovevano essere un deterrente. Per imporre la pace. La guerra riesce sempre a tornare qui. Non se ne va mai. La Russia vuole il paese. Non può averlo. E adesso? Ora seguiamo il container. Vengo con te. No.
Tu occupati dei caduti e avvisa i nostri. La Russia è di nuovo in Uzbekistan. Qui la Shadow Company si è impegnata. Vorrà la sua parte. Vero. Ma prima devo contattare qualcun altro. Milena. Bentornato, Vladimir. Ci hai dato un esercito. Soldi ben spesi, per la tua causa. Compagni, siamo ancora insieme! Per i vostri sforzi, in mia assenza e il successo di oggi, io vi ringrazio. E vi punisco. Ivan, so che non ti sei fidato del mio piano. Hai perso tempo, del tempo prezioso. Il tempismo è tutto. Comandante, con tutto il rispetto. Ivan, bisogna sempre ammettere i propri errori. Andrei, hai dimostrato quanto vali. E da ora sei il mio secondo. Grazie, comandante. Fratelli miei, anche se non ero qui, sono sempre stato con voi. Da allora i nostri nemici sono più forti. L'ULF ha ripreso il controllo dell'Uzbekistan. Ora è il momento di mostrare loro cos'è il vero potere. Una battaglia di percezione. Le bugie volano, la verità striscia e basta. Controlla il pensiero della gente e controllerà il mondo. Questa è la nostra arma. Sarà il nostro strumento di guerra per ridare gloria alla Russia! La vera Russia! L'Occidente e le sue amate scelte ne avrà solo una. Reagire. Stando ai nostri termini. Ogni secondo conta. Quando è fuggito, Makarov ha attaccato su più fronti. Il gruppo Koni ha colpito il porto dell'Uzbekistan prima dell'alba. Farah era lì. È ferita? Negativo. La sua squadra ha subito delle perdite, ma è Koni che ha avuto la peggio. Ben fatto, Farah. Che hanno preso al porto? Un carico di missili americani. Koni ha i suoi missili. Cosa vuole farci Makarov? Dobbiamo scoprirlo. Li sto rintracciando. Quando li troveremo, agiremo. Prima hai parlato di più fronti, Laswell. Dacci un bersaglio. Le forze di Koni stanno convergendo su una centrale nucleare proprio adesso. Una centrale attiva? Abbandonata dopo la sconfitta di Barkov. E cosa cerca? Scopritelo voi, ragazzi. Ok, Ghost e io alla centrale. Sopra gas, occhio al perimetro. Se vuole un'arma nucleare, lo fermeremo subito. Ricevuto. Diamoci da fare, bravo. Un minuto! Pronti! La cassa è pronta! Se dovesse servirci, useremo quell'attrezzatura. Servirà. Rampa! Secondi! Quota di apertura 600 metri! Proprio al limite! Come sempre! Vediamoci al punto di raduno! Sì! Pronti! Via! Signore, Price.
Ai due Watcher servono soccorsi! Buongiorno, signore. Piano, capitano. Ha resistito al gas, ma deve riposare. Sto bene. Mal di testa, nausea. Sempre. Sta bene. Temevo che le si sarebbe sciolta la faccia come quei poveracci. Secondo me sarebbe stato un miglioramento. Connie ha preso le sostanze. Affermativo. Makarov è tornato libero da 6 ore e sta già diversi passi avanti. Che cazzo sei in quel gas? Residui del programma di Barkov. Sarin? Molto concentrato e molto più letale. Una capsula ha contaminato tutta l'area. Possono sterminare una nazione. Al momento è nel territorio di Farah. Dobbiamo trovarla. Laswell, erano armi chimiche. Makarov ha del sarin altamente concentrato. L'avete recuperato? Negativo. Per poco moriva il capitano. Dov'è? Sono qui, Laswell. Dove sono i missili? Ho rintracciato i missili di Farah in un complesso di bunker. Della Guerra Fredda. Conosciamo quei bunker. Anche Farah. Perché a Connie serve un silo per un missile trasportabile? Esatto. Dividiamoci. Io raggiungo Farah all'obiettivo. Separiamoci e perlustriamo il complesso. Recuperiamo quei missili. Bene. Vado ad Arklof a incontrare un contatto che potrebbe aiutarci. La base militare in Castovia. E come ci entrerai? Stando attenta. Vi farò sentire quando potrò. Ci vediamo là. Buona caccia, bravo. 6 agosto, sono arrivato. Situazione? Sono sul bersaglio a Charlie. Tu hai Alfa, mentre chi lo pensa bravo. Bene. Un attimo. Che cazzo farò? Sta sempre allerta, vecchio. La Russia è di nuovo in Urzikstan. Mercenari? Il gruppo Connie. Ieri hanno preso sostanze chimiche a nord. E all'alba hanno rubato i miei missili. Tutto in meno di 24 ore dall'uscita di prigione di Vladimir Makarov. È molto veloce. Già. Vuole recuperare il tempo perso. Andiamo. Chi ti ha dato quei missili? La Shadow Company. La Shadow Company non possiede missili. Sono galoppini ben equipaggiati. Sono buoni alleati. I tuoi alleati hanno attaccato i miei uomini. È stato il comandante Graves. Sì, aveva degli ordini. Di chi? Del generale Shepard. I missili te li ha dati Shepard? Le mie armi sono un affare mio. Sono uomini pericolosi, Farah. Lo siamo tutti, capitano. John, non ho intenzione di mentirti, ma non posso dirti tutto. Le informazioni riservate per me sono segreti. Assediano di nuovo il mio paese. Come diceva Dio. Potrebbe andare molto oltre l'Urzistan. Allora aiutiamoci a vicenda. Spero che ti fiderai di me, come sempre. È chiaro. Bene. Ci vediamo dall'altra parte. A tutti. Bravo, sei in posizione. Kilo? Qui, Kilo. Sono pronta. Roger, drone in sorvolo. Lei e Farah avete il controllo. Affermativo. Parecchi russi. Connie ha portato un esercito in Urzikstan. Nessun missile in vista. Allora sono nei bunker. Vedo un ingresso. Lo marco. Servirà un tesserino. Farah ragione. Prima abbiamo ucciso un capitano che aveva un tesserino. Berretto rosso. Ok, berretto rosso. Ce n'era uno agli edifici d'acciaio a nord dell'ingresso. Berretto rosso è il mio bersaglio. Bene, inseguilo, prendigli il tesserino e usalo per superare quella porta. E tu? Conosco un altro ingresso. Ok. Resta in contatto, ci vediamo dentro. Ci sono. Pronto! Un attimo. È tardi per disarmarlo. Lasciamolo decollare.
Perché? Chiuderemo il portello, così esploderà. Tenendo le sostanze nel bunker? Sì. Vai in superficie, trova i comandi del portello e chiudi. Dove sarà? Kilo, il portello è in chiusura! Kilo! Farah, mi ricevi? Farah, riesci a sentirmi? Forte e chiaro. Detonazione avvenuta. Missile distrutto, sostanze contenute. Ok. Bravo, rapporto! È troppo tardi! Cogli ha circondato i comandi! Che significa? Due missili. In partenza da nord-ovest. No. No! Kate! Sei a Watcher! Kate! Laswell, ci sei? Qui sei, alla cieca. Ci sono due missili diretti verso la base di Arklov. Sono armati con testate chimiche. Se siete lì, andatevene. Ora! Makarov? Le voci corrono. Solo quando lo vuole lui. Credi che lavori col Cremlino? Non mi sorprenderebbe. Un mio contatto forse conosce la risposta. Mi serve un passaggio. Dove? Base militare Arklov. È sorvegliatissima. Puoi farcela? Per fermare Makarov? Certamente. Ho solo bisogno di entrare e uscire. Potrebbero esserci problemi. Sono specializzato in problemi, Laswell. È questo che mi preoccupa. Chi è il tuo contatto? Yuri Volkov. Yuri è sul libro paga. Non ha preso un soldo. Yuri è così. Quando partiamo? Direi ora. Yuri. Watcher, sono colpito, ma non sorpreso. Problemi? Diversi. Danni collaterali? Spero valga il loro sacrificio. Che cos'hai? Un file sulla ricerca di Barkov. Armi chimiche. Da soldato Makarov era molto affascinato da loro. Sono neutralizzabili? È tutto ciò che sappiamo. Perché? Russia e Occidente hanno nemici simili all'interno. Dobbiamo assolutamente collaborare per controllarli. Il nemico del mio nemico è mio amico. Nikolai sarebbe di sicuro d'accordo. Esatto, un vero patriota.
Il Cremlino non c'entra con le armi chimiche. Non vuol dire che Makarov non lavori per Mosca. Ci sono estremisti in entrambi i nostri governi. Bravo, ripeti. Laswell, sei lì? Bravo, il segnale è debole, ripeti. Sei alla cieca. Ci sono due missili diretti verso la base di Arklov. Sono dotati di testate chimiche. Se sei lì, vattene via. Esercitazione. Non lo è. Bella famiglia. Grazie. La famiglia è tutto. Mia figlia sta crescendo. Sua figlia Arabia. E lei come... Tuo figlio Tariq, tuo marito Khaled. Ci conosciamo. Io conosco te, Samara. Hai combattuto nell'ULF. Contro i russi? Sì. Anni fa. Anni fa. Ascolta e non parlare. Ci stiamo prendendo questo aereo. L'equipaggio e la sicurezza sono tutti dei nostri. E ora anche tu. Per l'Urzikstan. Forza. In piedi. Scendiamo. Dammi il giubbotto. Ciao, Samara. Oggi hai superato le mie aspettative.
Chi ti credi di essere? Riguarda quello che sei tu, Samara. Questo cos'è? La storia. Toglimelo di dosso, brutto figlio di puttana! Sarai un'eroina per quello che stai facendo. Non ti crederà nessuno. Non sono una terrorista. No. Sei una cittadina ispirata da Farah Karim a combattere la Russia. Lotti per la libertà. Tu sei russo. Quest'aereo è pieno di russi. Come puoi uccidere la tua stessa gente? Non li uccido io. Ma tu. Sopra i 2500 metri. Per l'Urzikstan, Samara. Sulla notizia dell'aereo passeggeri russo schiantatosi pochi istanti fa sui monti dell'Urzikstan. Si sospetta che lo schianto sia stato provocato rapida perdita di una discesa dell'abitacolo, parte fondamentale dell'abitacolo, parte fondamentale delle invasioni. Anche i video dei telefoni dei passeggeri potrebbero chiarire cos'è accaduto. Poche ore dopo un attacco missilistico alla base di Arklov ha subito molte perdite quando è stato aperto. Si ipotizza un legame tra i due incidenti. Ha dichiarato che non tollererà terrorismo. Sta ancora indagando. Le tensioni non sono così alte. C'è di sicuro la firma di Makarov. Ha fatto più danni lui in 72 ore di quanti ne abbia mai fatti Connie. Quell'aereo è caduto nel mio paese. Non è un incidente. Devo andare nel luogo dello schianto e provarlo. I dati mostrano che era un volo partito dalla Kastovia e diretto a Sochi. È sparito in questa regione. Non mi serve altro. Arriva sul posto prima delle autorità. Non sono le autorità a preoccuparmi. Auguri, Farah. Luogo dello schianto, oltre la rupe. Lo vedo. Poveracci. Qualcuno ci ha preceduti. Mercenari russi. I conni. Makarov. Ci incolperà anche di questo. Scopriamo cos'è successo lassù. Il mondo deve sapere. Non ci chiameranno terroristi. Mai più. Ma che fai? Vado là sotto. Ci sono almeno 20 uomini armati laggiù. Cosa posso fare? Puoi coprirmi. Raggiungi un punto più alto. Sì, signora. Sei in posizione? Affermativo. Vedo diverse squadre di conni vicino ai rottami. Si stanno impadronendo del sito. Non è stata l'ULF. Dobbiamo trovare qualunque cosa che lo dimostri. L'Aswell ha attivato un tracciatore che capta i segnali nell'area. Possiamo trovare i cellulari dei passeggeri e la scatola nera. Ricevuto. Mi muovo. E adesso? Dobbiamo scoprire da dove vengono e dove stanno andando le truppe di Conn. Devi seguirli. Ingaggia solo se è assolutamente necessario. Manterrò le distanze. Cerca di non farti beccare questa volta. Non prometto niente. Un
Maxwell F con giubbotto esplosivo su un volo di linea russo. L'hanno obbligata, ne sono sicura. Samara, una brava combattente. Si è unita a me durante l'occupazione, poi è tornata a casa. Sul luogo dello schianto? Piazzavano prove per incastrarci e recuperare il resto. Abbiamo preso i telefoni a chi abbiamo ucciso. E la scatola nera? Formattata. Bene. Così Makarov non farà propaganda. Se sull'aereo c'erano agenti di Connie, se ne sono andati in qualche modo. Makarov non lascerebbe tracce. Crederanno che l'ULF sia responsabile. Grazie a voi, non è dimostrabile. Qualcuno speculerà, ma avete battuto Makarov. Non basta. Alex cerca Connie. Se sono in Uzbekistan, li troverà. Bene. Quando mi riunirò alla 141, ti chiamerò. E Farah? Sì, Laswell. Mi spiace per Samara. Anche a me. Come va? Sono viva. Fratelli miei! Nick. Come stai, Nick? Ora meglio, capitano. Che cazzo di casino. Questo è un video del passeggero, con una carta d'imbarco per il volo 761. Passaporto falso. O un complice. Più probabile. E non l'hanno fermato. È passato e basta. È Makarov. E da fare è Alex? Niente di decisivo. Quella merda imbottisce missili americani con armi chimiche per ammazzare la sua gente. Ammazza i civili. Dando la colpa a Farah. E agli Stati Uniti. Sta giocando col fuoco. Sono false provocazioni. Vuole una guerra. Est contro Ovest. Lo scontro perfetto. Gli stanno credendo, Kate. Siamo messi male, ragazzi. Ce l'avevamo in pugno, cazzo. Avrei dovuto ucciderlo allora. E invece? Gold Eagle a Bravo 6, colpi d'arma da fuoco e almeno un'esplosione confermati nello stadio con diversi feriti. Ricevuto, siamo in arrivo. Attenzione, Makarov potrebbe essere ancora dentro con i suoi. Se è lì, tiratelo fuori vivo. Roger, i soccorsi medici? Interverranno solo quando la zona sarà in sicurezza. Forse la sala VIP al secondo piano è il prossimo bersaglio di Makarov. Porca troia. Puoi dirlo forte, io e Ghost siamo a 10 minuti. Prendiamo quel bastardo, chiudo. Makarov ha minacciato l'aeroporto e invece ha colpito lo stadio. Porca puttana. Occhio prima di sparare. Non sappiamo cosa sia dentro. Makarov, hai sentito, Shepard? È stato chiaro? Vedo, vedo! Via da qui, via! Porca troia. Attenzione! Un soffio. Vladimir Makarov, esci subito dal veicolo! Niente scherzi! Sta fermo lì! E ora, non muoverti! Perquisiscilo! Hai paura, capitano, e fai bene. Taci! Resta in ginocchio, stronzo! È pulito! Volete uccidermi? Oh, sarei tentato! Dovreste farlo. E tu dovresti dire ai tuoi uomini di arrendersi. Non sono addestrati a farlo.
è più la vostra strategia. Tienilo d'occhio. A tutti, abbiamo Makarov, lo portiamo via. Ricevuto, John. Proveranno a riprenderselo. È quello che vogliamo. A sinistra, superiamo il veicolo e avanziamo. Roger, avanti! Libero! Forza! Simon Riley, dovevi restare all'aeroporto e morire lì. Se vuoi vivere, non minacciare i miei uomini, Vladimir. Siamo così in confidenza, Herschel. Ok, ci conosci. Basta leggere un cazzo di dossier. Qual è il resto del tuo piano? Questo. In che senso questo? Assurdo. Siete proprio stupidi. Ti ho fatto una domanda. Io ne ho una per te. Che ore sono? Che cazzo se ne frega di che ore sono? Il tempismo è tutto. Ricorderemo questo momento. Nel bene o nel male. L'aeroporto! Voleva solo distrarci! Brutto figlio di puttana! Ti farò saltare il cervello, Makarov! Non giuro su farlo! Dio, non lo faccio! Su, fallo! Chiudi quella bocca! Me lo lasci uccidere. John, ce l'abbiamo! È sorvegliato, adesso non ci scappa più! Sta calmo, sergente! Voi non eravate i buoni. Marcirai all'inferno per questo. Morirai in un gulag con gli altri rifiuti russi. Ci rivedremo, McTavish. Te lo prometto. Non dovevo fermarti. Allora fu la cosa giusta, capitano. Allora. Trasmissione sicura, ID del Pentagono. Non sono autorizzato. No, Nick. Resta. Kate, parliamo. Stavo cercando proprio te. John, una riunione di famiglia, meglio ancora. Cosa vuoi? Vladimir Makarov, come voi? Parla, generale. Ho una pista sui fondi bancari di Makarov. Non cerchiamo soldi. Sop, trovati i soldi, troverete Makarov. Come lo sai? Non hai più un esercito. Sbagliato, ragazzi. Non ci posso credere, cazzo. Sop, ti sono mancato. A dire il vero, mi hai mancato tu. Laswell, se hai le coordinate, ordina un attacco aereo. Ghost, comportati bene. Cosa hai in mente? Di fare il mio cazzo di lavoro, hai presente, ragazzino? Il mio cazzo di lavoro è uccidere nemici. Tu lo sei. Siate professionali, signori. Lascia che ti illustri il quadro generale, capitano. Voi volete Makarov dentro una cassa da morto e io i chiodi. In cambio di cosa? Un reintegro. Non intendo andarmene così. Voglio il mio nome su una vittoria. Controlla la posta, Kate. A presto. Ho un nome e una posizione. Ah, non mando i miei uomini in missione. Non è una missione, sono informazioni. Cazzo, è un merdoso bugiardo, Kate. Lavoro per la CIA, non siamo dei santi. E nemmeno tu. Capitano, facciamo compromessi di continuo. È sempre così. È vero. Devo dare ragione a Kerrick. Capo, lasciaci fare. Johnny, sei con me? Sempre, tenente. Guardatevi le spalle. Ok? Che abbiamo saputo da Shepard? E quanto proviene da Graves? Quei due sono complici. Davvero? Per ora sono nostri compagni. Ho visto le informazioni, sono valide.
Hanno trovato il finanziatore di Makarov. È Milena Romanova, un oligarca. Sostiene Makarov da dietro le quinte da anni ormai. Dove si trova? Su un'isola privata. Isolata e remota. Una fortezza in paradiso. Indovinate chi la sorveglia? Il gruppo Conni. Abbiamo la cianografia e la configurazione del terreno. Cosa stiamo cercando? Milena è irraggiungibile. Non legalmente, ma possiamo arrivare ai suoi soldi. Sull'isola ci sono server che conducono ai suoi conti. Dobbiamo superare i suoi protocolli di sicurezza. Qualcuno lì ha una chiave elettronica. Troviamolo e farò in modo di violarla. Arriveremo via acqua e ci divideremo. Io cerco la chiave elettronica. Ghost pensa al perimetro. Chi ci guida? Gestirò l'operazione con un drone. L'idea non mi dispiace. Troviamo quei soldi. Armi pronte, Johnny. Tempesta in arrivo. Fatemi rapporto, signori. È da raggiunta, Watcher. Ci dividiamo. Vi osserverò dall'alto. Al lavoro, bravo. Vado. Ricevuto. La priorità è la chiave elettronica. Ce l'ha l'addetto alla sicurezza di Milena. È il nostro obiettivo. Soap, lo troverai sul tuo lato dell'isola. È sfortunato. Non mi scapperà. Forze speciali, mani in alto! Giù! Fottiti! Seduta, Milena. Dov'è il tuo capo? Non ho un capo. Nessuno mi dice cosa fare. Come va, ragazzi? Non parla. Tra poco lo farà. Dammi una mano. Se no, che fai? Me la tagli? Non è il mio stile. Più il suo. Perché la maschera? Nascondo la faccia. Ecco. Niente nei miei conti vi porterà a Vladimir. Lo vedremo. Ci sono conti del gruppo Conni nascosti in piena vista e trasferimenti alla prigione di Zordaya. Il Gulag. Soldi per la fuga di Makarov. Il denaro apre le porte. Allora perché non preleviamo qualche rublo dai conti di Makarov? Fatto. Vediamo se reagisce. 85 milioni trasferiti su un conto segreto della CIA. Vladimir e il suo lavoro. Sono già stati pagati. Non sei molto bravo, eh? Neanche tu. I tuoi uomini sono morti e i tuoi conti vulnerabili. State rubando a Makarov, non a me. Ah, Soap, hai sentito? Certo. Mettiamola sul personale. Dobbiamo andarcene da qui, o inizia a parlare o la portiamo con noi. Banca Nazionale Svizzera. Il tuo conto personale è questo, eh? I soldi non si toccano, eh? Non per molto. Ma che cazzo credi di essere? Abbiamo trovato un punto debole. Svuotiamolo. No, non ti azzardare! Qualcosa non va, Miss Romanova? Io non conosco i piani di Makarov. Lo finanzio e basta. Nient'altro. Dagli la tua impronta. Oppure dici dove trovare Makarov. Fanculo. Tu e quell'uccellino che ti parla. Su quel conto ci sono i miei soldi. Ho lottato per loro. Li ho guadagnati. Insisti, è nostra. Io ho finito. Tocca a lui. Lo verrà a sapere. Senza i miei soldi io sono morta. Quei soldi mi servono. E a noi serve Makarov. Dove si trova? Vostok. C'è un bonifico alla Vostok Capital di San Pietroburgo. Vladimir acquista proprietà, edifici abbandonati, non so perché. Ed è tutto quello che so. Ci sono, non ci serve altro. È stato un vero piacere. Brava ragazza. Quando gli chiederete pietà, non vi darà ascolto! Ci vediamo all'inferno! Anche gli Shadow cedono. Certo, tutti quanti cedono. Se la Shadow non ha raggiunto Milena, chi è stato? Price e i suoi amichetti reali. Insieme alla Shadow. Ti assicuro che il loro rapporto è puramente commerciale. Dobbiamo agire in base alle informazioni ottenute dal prigioniero. Lasci fare a me. No, tu mi servi qui. Divide e timpera.
Se hanno trovato Milena, troveranno noi. E lei pensa che sappiano altro? Sì, ma assicurati del contrario. Se verranno, saremo pronti. Voglio che tutti sappiano che non ci fermeremo davanti a nessuno. Uomo, donna o bambino. È chiaro? Sì, chiarissimo. Se il nostro amico della Shadow ci ha detto la verità, tu sarai il primo a saperlo. E ha mentito! Allora ammazza. Romanova ha parlato. Come? Interrogatorio finanziario avanzato. Le informazioni erano buone. Ora sono nostre. Che abbiamo di perseguibile? Un'azienda fittizia della Romanova ha acquistato un complesso abitativo abbandonato a San Pietroburgo per il gruppo Conny. Quando? Di recente. Un avamposto di Conny? Credo anch'io, capitano. Ho trovato l'edificio. Il satellite mostra un pallone di recupero sul tetto. Può essere lì solo per rimuovere qualcosa che vogliono nascondere. O qualcuno. Il complesso è un labirinto di piani. Gas passerà dal basso. Io coprirò dal tetto. Per l'estrazione? Niente elicotteri. Prendete ciò che vi sembra interessante e Nick vi tirerà fuori. Il pallone? Skyhook. Se Makarov è lì, prendetelo. Sei a Watcher, il drone in volo. Dovreste avere la visuale. Ok, confermo. Diverse truppe di Conny sul tetto dell'edificio nord. Nessun segno di Makarov. Chi è il nostro amico nervosetto? Sembra lui al comando. Vediamo un po' se riesco a identificarlo. Ricevuto. Gaz, sei in posizione. Bene. Vediamo chi e cosa troviamo qui. Non tornate a mani vuote. Watcher, chiudo. Affermativo, sono pronto. Agganciati al bersaglio! Pronti, capitano. Lavoro eccellente. Tieniti forte. Come ci regoliamo con Nolan? Ha parlato ancora meno di lui. Fa quasi scena muta. Sono in guerra col mondo, questo è certo. Crede ciecamente in Makarov. A Makarov serve. Lo contatta di continuo, sa che c'è qualcosa che non va. Li hai intercettati? Affermativo. Nolan non parla, ma la sua radio e il suo telefono invece sì. Che sappiamo? Consegneranno qualcuno o qualcosa in un centro di detenzione sovietico abbandonato. Dove? Siberia. Quando? Domani. Possiamo prendere Makarov. Non è detto che ci sarà. Sono pronto a rischiare. Ne ero certa. Nick sarà il vostro autista. Voglio tutta la squadra, inclusa Farah, insieme a Ghost e il nostro miglior cecchino. La prenderete lungo la strada, la avviso. Servono C4 e dei vestiti. Ci bagneremo. Così come Makarov. Watcher a 07, rapporto. 07 in posizione con Kilo. Bravo è in acqua. Ricevuto. Dove sono gli ospiti? Convoglio in arrivo da sud-est, 4 veicoli. Tracce di Makarov? Nessuna conferma, puntiamo al terzo veicolo. Ghost a Bravo, mi ricevete? Soap, gas, di fianco. Controlliamo tutti i veicoli. Il veicolo del bersaglio imbarca acqua. Muoviamoci, capitano. Il bersaglio sarà quasi a corto d'aria. Niente bersaglio. Non è Makarov. Solo un prigioniero. Tiriamolo fuori. Sì. Thank you.
Prigioniero preso, torno in superficie. In attesa. Leia Watcher. Niente Makarov, non era nel convoglio. Il prigioniero è in sicurezza. Identità? Aspetta. Non posso crederci. McTavish. Che cazzo? Capitano. Merda! Possibile che sei coinvolto anche in questo casino? Ghost, lo vedi anche tu? Affermativo. Uccidiamolo e andiamo. Sai chi avete lì? È il fottuto capo Gold Eagle. Shepard. In carne e ossa. Porca troia. Siamo un bersaglio facile qui. Allora portiamolo via. Che ci fai qui? Ci danno la caccia, John. E hanno trovato prima me. Cosa gli hai dato per salvarti? Un cazzo di niente. Stronzate. Io sono un generale a 4 stelle. E ti hanno lasciato vivere? Ributtiamo questa merda nel lago. So il prossimo bersaglio di Makarov. Tu non sapevi neanche di essere un bersaglio. Ma voi stavate girando a vuoto prima che spuntassi io. Dici tutto, allora. Prima mi tirate fuori di qui. Attenzione, elicotteri in arrivo da nord, 10 chilometri. Roger. Che si fa, Bravo? Le informazioni erano buone. Anche se mente, può servirci. Se muore, non avremo niente. Ghost, Fara, all'estrazione. Ok. Watcher, siamo uno in più. Così va meglio. Ora potrei avere una giacca e un'arma. No. No. Diamogli l'arma. Può servirci. Una pistola con mirino termico. Resta con gas. Non fare scherzi. O ti pianto un proiettile in testa. Sei a Watcher. In ascolto, Bravo. Il piano è usare il trasporto per raggiungere il punto d'estrazione. Credo che il vostro ospite potrebbe rallentarvi. Guardatevi le spalle. Chiudo. Sta scendendo la nebbia. Momento perfetto per il mirino termico, sei. Siamo tutti? Sì, portaci via! Aswell, sei a bordo. Rientriamo. Ricevuto. Buon viaggio. Senza i tuoi gradi sembri proprio uno stronzo ghiacciato, generale. Il meglio del meglio. Siete tutti qui. Sì, mancavi soltanto tu. E a che cosa devo questa simpatica rimpatriata? A una scelta. E ne ho una? No. Vi ascolto. Confessa. Ci devi dire tutto. Sapete già tutto. Ma non il congresso. E credo che ascolterebbero, o no? Tutto qui? No. Dovrai scagionarmi. Dire loro chi sono, che cosa mi hai dato e perché lo hai fatto. Nessun altro ha avuto le palle di fare ciò che ho fatto per te. Per tutti voi. Allora fa la cosa giusta. Tutto ciò che sai su Makarov e il tuo amico Graves al guinzaglio. Accetta e torni al caldo. Oh, resti un po' qui. E muori congelato. Io preferisco la seconda. Se si tiene un prigioniero concentrato soltanto sulla sua sopravvivenza, presto o tardi cederà. Ora ricordi il tuo addestramento, generale. Se stavolta mi fotti, John, sappi che rimpiangerai di non avermi ucciso. Forza. Bene, generale. Ci dica.
Makarov vuole completare ciò che ha iniziato a Verdansk. Ha ordinato a Conny di colpire la diga Gora di notte. Se fa saltare la diga, inonderà l'intera città. Morirà molta gente. Se segue il suo piano, incolperà Farah e l'Occidente. Sempre se non lo fermiamo. Pensate alla diga. Alex e i miei hanno rintracciato Conny fino all'Urzikstan settentrionale. Forse è una base operativa di Makarov. Guiderò un assalto laggiù al mattino. I tuoi non possono andare da soli. Non lo faranno. Shadow darà supporto aereo. Non possiamo lasciare che Graves apra il fuoco vicino a fare i suoi. Io mi fido della Shadow. Hai detto di tenere Graves al guinzaglio, ed è ciò che farò. Tienilo molto stretto, generale. Vuole la sua vittoria. Sì, puoi dirlo forte. Io e Gas con Farah, Soap e Ghost alla diga. Ok. Nick fornirà il trasporto. Sorveglieremo con un Predator. Non fatevi scoprire. Non succederà. Occhi aperti e concentrati. Buona fortuna. Watcher 1, qui Bravo 07. Siamo alle posizioni primarie. Attenzione, ci sono assembramenti di Conny in vari punti sotto di voi. Sicurezza per i loro demolitori. Sorvegliano le bombe. Affermativo. Provate le cariche e disarmatele. Ci sono in ballo troppe vite. Watcher, chiudo. Bravo 7, ti stiamo aspettando vicino alla torre radio. Muovi il turno. Nick, tenete a bordo. Andiamo. Ricevuto, decollo. Missione compiuta, Bravo. Voi avete sconfitto un esercito e salvato tantissime vite. Makarov non la prenderà bene. Portali a casa, Nick. Ricevuto, Watcher. Rientriamo alla base. Ghost e Soap hanno evitato un disastro alla diga. Hanno fermato Makarov. Fate lo stesso. Con Farah e Alex ci riusciremo. Graves è nella tua squadra, non scordarlo. Lo so molto bene. Bene, ragazzi. Siamo pronti al controllo preliminare. Chi ha i controlli preliminari? Carichi? Agiremo uniti. ULF, 141 e Shadow. Tutti insieme. Gas? Tutti uniti, eh? Sei sicura? Se non facciamo così, abbiamo perso. L'energia auxiliaria, fatto. Ora controllo i motori. Ok. Vediamo. Shadow carico. Controllo ci siete. Contatto autorizzato. Ricevuto. Si vola. Shadow a capo Gold, siamo pronti. Stateci dentro. Capo Gold Eagle, Shadow 1 in posizione. Shadow 1, squadra di terra al punto d'ingresso del cimitero. Fornirete copertura aerea mentre loro scovano le armi chimiche e Makarov. Certo, capo. Nella vita ci sono tre cose a cui non si sfugge. La morte, le tasse e me. È stato un piacere avere a che fare con voi. Capo, rientro alla base. Chiudo. Ricevuto, Shadow. Un lavoro davvero eccellente. Buon rientro, figliolo. Grazie dell'aiuto, Shadow. Sei a tutte le unità. L'uccisione non è confermata. Ripeto, l'uccisione non è confermata. Dobbiamo cercare e identificare Makarov. Capo Gold Eagle a tutte le unità. Avete ordine di ritirarvi. Là sotto sono rimaste solo macerie bruciate. Non abbiamo bisogno di ulteriori conferme. Sei qui uno. Qui sei. È finita, John. Abbiamo spedito quel bastardo all'inferno. Già, l'abbiamo detto anche di Graves, vero? Makarov è morto, capitano. Non lasciarti tormentare da lui. Chiudo. Shepard vede solo ciò che vuole. Il suo nome su una vittoria e un'altra medaglia sul petto. Tu cosa vedi? È ciò che non vedo a preoccuparmi. Se è vivo... ce lo farà sapere, capitano. Dove e quando? Resta da vedere. Abbiamo un debito verso la nostra task force e l'ULF per il successo contro Vladimir Makarov e il suo esercito.
Si è parlato molto dell'ULF. Farah Karim e i suoi soldati sono dei terroristi? No, Farah Karim è ed è sempre stata un'alleata degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali. E la comandante Karim come si è procurata armi americane? Per quasi un decennio ho inviato armi alla comandante Karim per supportarla nelle missioni contro Al-Qatala e le incursioni russe nell'Uzbekistan. Spedizioni legali? No. Per poter salvare delle vite ho inviato delle spedizioni illegali con fondi che ho approvato io stesso. Silenzio, silenzio, prego. Generale Shepard, nell'ottobre 2022, ha autorizzato la Shadow Company a sparare su una task force sotto il suo comando alla Salmas, Messico? No, non l'ho fatto. Signor Graves, lei ha ricevuto l'ordine di sparare contro la TF-141? Sì, signore. Silenzio, silenzio in aula! Chi le ha dato quell'ordine? Il generale Shepard. E lei ha eseguito quell'ordine, Graves? No, nel modo più assoluto. Silenzio! Silenzio! Oh, cazzo. Si sono pugnalati alle spalle. Pensano solo a salvarsi la pelle. Ognuno pensa per sé. Questa è la differenza tra noi e loro. Facciamo finta di niente, capo. Il modo per fermare le guerre è vincerle. Niente prigionieri. Buona caccia. Anche a te, capitano. Nick, riporta indietro Farah. Sì, subito, capitano. Bene, pronti all'estrazione. Torniamo a casa. Watcher, bravo. In ascolto, Watcher. L'MI6 ci sta girando comunicazioni di Connie. Forza, Kate, dove sono? Connie è a Londra. Porca puttana. Makarov è vivo. Ho comunicazioni di un certo Zar 90. È la sua designazione. Che cosa ci fanno a Londra? Secondo l'intelligence, domani Connie incontrerà un noto Black Hat a Greensbury Park. Un hacker? Il bersaglio. A cosa vuole accedere Connie? Scopriamolo e fermiamoli. Quell'hacker può condurci da Makarov. Se Connie è a Londra, lui non può essere lontano. Ottenute le informazioni, dovremo sbrigarci. Chiederò a Londra un'unità antiterrorismo. Ghost, collegati alle telecamere di Londra e guidaci mentre noi seguiamo il bersaglio a terra. Makarov potrebbe essere qui. Capiamo dove si trova ed è nostro. Per ora, seguiamo il bersaglio e troviamolo. Bravo 07 a Watcher. Telecamera online. Ok, confermo. Segnale radio? Check, sei in posizione. Soap, forte e chiaro. Affermativo. Vedo il bersaglio, cappuccio nero. Perfetto. Diamoci da fare. Ok, Soap, pronto a muoverti. Non fatevi notare o perderemo Makarov. Sarà fatto. Attenzione, sembra agitata. Se vede uomini che la seguono, fuggirà. Capito. Bene. Soap, avanza verso gas. Puoi andare. Hai da accendere? Fumi, Johnny. Mi mimetizzo, tenente. Se lo dici tu. Sergenti, il bersaglio si muove. Se fa una chiamata o parla con qualcuno, dobbiamo sentirla, Soap. Ricevuto. Se parla, l'ascoltiamo. Fermo. Si allaccia la scarpa. Forse sospetta di essere pedinata. Bravo cagnolino. Sì, è prudente. Di sicuro ha a che fare con Makarov. Si sta muovendo. Stalle dietro. Le squilla il telefono. Avvicinati e ascolta. Bistro 43 e Tito.
Che ha detto? Ha consegnato qualcosa per un acquirente, una chiavetta, nel vicolo tra Bistro 43 e T Caffè. Ci serve una visuale. Ghost, usa le telecamere. Ok. Polizia e unità antiterrorismo sono pronti a mobilitarsi. Chiamiamoli. Ricevuto. A tutti, equipaggiarsi e pronti all'irruzione. Roger, sei in arrivo. Cordone sul perimetro, gli altri con me. Tunnel libero. C'è una porta chiusa per la vecchia stazione ferroviaria. Alla porta, pronti a sfondare. Irruzione pronta. Al suo segnale, capitano. Pronti, facciamola finita. Irruzione tra 3, 2, 1. Avanzo! Avanzo! Trovate quella chiavetta. Su quel portatile devono esserci delle informazioni. Abbiamo la chiavetta. Hanno caricato il contenuto nella rete della stazione. On Trojan. E ora Connie controlla i treni. C'è altro. Questo riconoscimento facciale. È salito 10 minuti fa. Makarov. Su un treno pieno di civili. Ostaggi. Vittime. Il tunnel è profondo 150 metri e lungo 50 chilometri. Lì c'è un passaggio continuo di migliaia di persone, bravo. Intrappolerà i treni. Distruggerà il tunnel. Non lo sappiamo. Non ancora. Il treno di Makarov si è fermato a una piattaforma di scambio. Chiederò una seconda squadra. Sì, ci serve aiuto. Useremo il tunnel di servizio. Muoviamoci. Forse è già tardi. Sì. Capitano Price, al suo servizio. Bene, voglio metà di voi con il mio luogotenente e gli altri con me. Informazioni. Bene, state vicini e seguite gli ordini. Pensiamo a quelle porte, ok? Se io e Watcher siamo sul punto, cerchiamo Makarov. Bene, vallo a prendere, John. Non si darà mai per vinto. Non lo faremo neanche noi, tesoro. Giusto? Andiamo. Ricevuto l'innesco, collegato al C4. Sì, c'è un numero seriale sopra. Qual è la terza cifra? Numero 9. Ricevuto. Ottimo lavoro. Questa bomba ha 2 inneschi. Dobbiamo tagliarli contemporaneamente. Cavo rosso. Cavo rosso, ok. Sopra! Indietro, sono miei! Porta questo con te all'inferno. Mai dare un nemico per morto. No! Capitano Price! C'ho no! Si sta spostando! È andato! Porca puttana! Ok, filo rosso, solo rosso. Sopa ha detto di tagliare insieme. Al 3, capito? Ok, al 3. 1, 2, 3. Disinnescata. Disinnescata. Siamo salvi. A tutti, qui Bravo 6 alla cieca. Minaccia neutralizzata. Bomba disarmata. Una vittima.
il migliore tra noi. Il più duro. Avrebbe affrontato il mondo a mani nude. La fortuna aiuta gli audaci. Dormi tranquillo, soldato. Ci rivedremo, fratello. Ci pensiamo noi qui. Riposa in pace, Johnny. John. Generale. Come sei entrato? Un'amica comune. Laswell. Eri meglio di così. Anche tu. Nel nostro lavoro siamo costretti a fare sacrifici per il bene comune. Concordo. Anche tu hai fatto molte vittime, John. Torneranno a tormentarti. Non supplicherò a nessuno di risparmiarmi. Né te, né nessun altro, capitano. Non sarebbe servito.